Polifemo è in quella di Palagiano, una festa, una festività ricorrente ogni anno, davvero vissuta con grande partecipazione. Parliamo appunto della festa della Madonna della Stella, una grande, dicevo, un grande coinvolgimento popolare, presenti le istituzioni, presenti i comitati, insomma le associazioni che organizzano l'evento. Il tempo, devo dire, è anche fin troppo clemente, diciamo quasi un clima estivo, pur essendo ad ottobre. Siamo con il primo cittadino, l'avvocato Domiziano Lasigna, con maglietta, il sindaco, uomo del popolo, palagianese, che vive, sente queste tradizioni. Ma illustriamo un po' le caratteristiche di questa festa della Madonna della Stella. Sì, innanzitutto grazie per il vostro intervento, siamo felici di ospitarvi in questo che è un po' il quartier generale di chi organizza questa festa, che è delle feste di Palagiano la più tradizionale, io direi la più vissuta, perché appartiene al popolo appunto. È una festa che racconta una tradizione lontana e associa una spiritualità legata appunto alla devozione nei confronti della Madonna della Stella. Si racconta di questi marinai dispersi nelle lame, quando le lame erano fiumi che portavano a mare, marinai dispersi, la leggenda racconta che una stella li ha guidati verso una abitazione, furono accolti ed ospitati e sfamati con la tagliarina schwand, che poi è il piatto tipico che stanno preparando i ragazzi del comitato. Ci sono 7 quintali di pasta da distribuire attraverso i carri alla gente che tra un po' appunto procederà all'assalto dei carri, per cui è una festa tradizionale. Abbiamo poi i ragazzi du Feschkarul, cioè di questa orchestrina, musica bassa, che accompagna il momento festoso con le note musicali tipiche della tradizione musicale palagianese. Vai, 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 camminate normale, dai! Sì, dopo di qua possiamo. Siamo ora con Maria Tamborrino, che è la delegata dal parroco per quanto riguarda appunto il comitato Madonna della Stella. Lei certamente è la detentrice di queste tradizioni. Mi ha molto incuriosito appunto la tradizione delle tagliarine a squanti. Le ho anche assaggiate, degustate, devo dire. Il peperoncino si fa sentire, ma è sopportabile e soprattutto si gusta con grande piacere. Sì, purtroppo questa festa, cioè la tradizione proprio di questa festa è proprio questo peperoncino così piccante, se non è forte, non è tagliarino della Madonna della Stella. Tutti gli anni noi abbiamo formato questo comitato. Don Salvatore, il nostro parroco, mi ha delegata come presidente, di cui io poi mi sono portata con me un'altra presidente per poter lavorare meglio ed organizzare questa festa a buon fine. Ecco, diceva il sindaco, quanti? 7 quintali di pasta. Stavo dicendo chili, qui siamo no, a quintali. Quintali di pasta. Quindi poi tenete presente che per poter condire 7 quintali di pasta ci vuole abbondante pelato, concentrato, pomodoro fresco, olio, delle verdure, sarebbe sedano, prezzemolo, basilico, cipolle e quant'altro. È un po' di segreto. Noi questa diceva un'amica, diceva dobbiamo mantenere il segreto della tradizione, come la ricetta della Coca-Cola. Come la ricetta della Coca-Cola, non lo deve sapere nessuno, lo saprà solo il comitato. Una volta che ce ne andremo noi, chi la prenderà continuerà questo, perché se no si diffonde. E non si è perde più l'originalità. La tagliarina della Madonna, ecco, della Scuola. Abbiamo un'altra, dicevo, rappresentante del comitato, la signora Chiara. Ecco, allora signora, intanto una bella voce. E queste tradizioni che si tramandano di generazione in generazione, di padre in figlio. La cosa bella è vedere tanti giovani, ragazzi, ragazze, vuol dire che questa tradizione, come dire, fa proseliti negli anni. Passeremo poi il nostro testimone ai giovani.
che loro con entusiasmo, con gioia partecipano, con allegria. Noi siamo felici e ci contorniamo di tutti questi bei volti, di questi ragazzi gioiosi. Cioè. Da che ora state da questa dunque, mattina? Da quando è iniziata la messa, cioè il rosario dalle 5 alle 5 e mezza adesso, e poi finora, da allora siamo qui. Abbiamo preparato, i ragazzi hanno tagliato cipolle, peperoncino, ogni tanto li vedevi con le lacrime, però vedevo che lo stesso, con gioia proseguivano. Ecco, mi dicono, ecco, il bello della diretta, vedete, abbiamo delle foglie di spatole, di spatole di fico d'India, altro che foglie. Utilizzate in passato come piatti che oggi insomma sono quelli di pasta, che in passato utilizzavano le spatole. E le forchette erano fatte di canna, ora mezzo di vivo, insomma, secondo. Qui. Di canna. Di canna. O... Sembrano quasi cinesi. Sì, per sì. Prima era la palude qua, e quindi in questa palude c'erano tanti canneti e pale di fichi d'India. Ecco da dove è nata la tradizione che questa tagliarina squant veniva mangiata nelle pale di fichi d'India e con le forchette fatte di canna. Questa fa parte insomma della nostra tradizione. E poi volevo ritornare al nostro comitato. Cioè questa festa non è una semplice festa organizzata solo con illuminaria, bande, fuoco e quant'altro. Qua c'è tanto da lavorare. Si inizia a lavorare, si può dire, da dopo Pasqua. Si vedono le caldaie, la legna, si organizza su tutto. E la cosa più importante sono questi giovani che loro si sono così attaccati. Io grazie a loro continuo ancora, se no sarebbe... Io me ne sarei già andata, che qua si impazzisce a fare sta festa. Loro, siccome mi incoraggiano... Si divertono anche loro. Si divertono, ma lavorano, perché per poterla fare... Anche perché per fare 7 quintali, non è che 7 quintali si cucinano da soli, ma non no? È solo oggi la festa, questa inizia perché si fa il giro porta a porta, per poter fare un po' di ricavato, per... e quindi loro lavorano, dal più piccolo al più grande. Davvero partecipata, perché è bello vedere i rappresentanti istituzionali al fianco della città, dei giovani. Vuol dire che Palagiano è unica. Palagiano ha, come dire, un cuore che batte, e che batte di passioni, di sentimenti, di tradizioni, di impegno. E l'aspetto che più mi piace è questo concetto di vivere secondo natura. È bellissimo vedere questi tagliarini asquanti, correggetemi la pronuncia, in queste spatole di fichi d'India. Sì, un ringraziamento prima di tutto dovrei farlo, o devo fare al comitato della Madonna della Stella, che da tanti anni lavora in maniera continua e instancabile, proprio per fare in modo che questa tradizione non vada persa, la tradizione della pasta della Madonna della Stella, della tagliarina asquant, mangiata anche nelle spatole di fichi d'India, è una tradizione secolare, e questa è una tradizione che sicuramente fa bene al Palagiano. Infatti questa festa rientra nell'ambito del calendario Essemba Fest a Polacena, una tradizione che deve rilanciare anche il contatto che l'uomo ha con la natura in un periodo in cui l'agricoltura, soprattutto l'agricoltura, non sta vivendo periodi felicissimi. Noi con questa festa facciamo in modo che la tradizione, che la natura, che tutta la comunità di Palagiano si stringa attorno alla Madonna della Stella. Quindi io faccio un augurio di buona fortuna, un complimento di nuovo rinnovato al comitato, e rilancio dicendo: essere la festa per la gente. Grazie.
La presidente del comitato, delegata del comitato, Maria Tamborrino, vuole però aggiungere qualcosa, un ringraziamento particolare. Allora, io a nome di tutto il comitato, il parroco anteprima, vogliamo ringraziare tanto il signor Addabbo con i propri figli, con la sua prestazione di questo posto che è meraviglioso. E per poter fare questo tipo di festa ci vuole per forza un posto così spazioso, che si entrano con i carri, caricare, scaricare, e quindi abbiamo questa possibilità grazie a loro. Se non fosse per loro non so se lo potremmo continuare a fare questo tipo di festa, però noi lo ringraziamo tanto, lui e i figli. Davvero bello vedere le aziende locali che si mettono a disposizione della comunità cui appartengono. Sì, è vero, noi effettivamente ci sentiamo molto onorati che facciamo questa festa qui, e con i miei figli siamo così d'accordo. Lei è la figlia? Sì. Una tradizione di famiglia allora? Sì, che si tramanda, diciamo, dai padri ai figli. Ci sono anche i miei fratelli che collaborano. A noi fa molto piacere, poi è tutta gente squisita, quindi è qualcosa di eccezionale. L'applauso va a voi della commissione! Voglio però intervistare anche qualche giovane, ragazzi e ragazze. Non scappate, perché anche loro sono i protagonisti. Vediamo la più coraggiosa e il più coraggioso. Vai, vai. Mauri, tutti in una bella. Maurizio. Vai. E abbiamo trovato i coraggiosi tra i giovani, coloro i quali vogliono dirci qualcosa su questa passione, su questa tradizione. Ti chiami? Maurizio. Allora Maurizio, com'è nata questa passione in te? Quanto tempo ci metti per dare il tuo apporto, il tuo contributo? Quanti anni hai intanto? Io 21, giovanissimo. Sono qui da 5 anni e devo ringraziare la presidente Maria che ci ha coinvolto tutti quanti, eravamo un gruppo di amici e lei è stata brava nel, diciamo, coinvolgerci in questa esperienza fantastica che poi è il comitato, che diciamo non lavora soltanto il sabato mattina della festa, ma da mesi si prepara per tutta la festa, quindi con il giro si coinvolge tutta la popolazione e è un'esperienza fantastica. Ecco, la ragazza che cercavamo, ti chiami? Giorgia. Alle donne non si chiede l'età, però quanti anni hai? 20. Benissimo, allora, coetanea quasi. E allora, di buon mattino a cucinare, a tagliare, a preparare? Sì, cioè diciamo che è una cosa che non fai normalmente, comunque sono grandi quantità e cerchiamo di accontentare insomma un po' tutti. Però è una cosa che non vi pesa, perché quando le cose si fanno con piacere, con gioia. Sì, vabbè, ovviamente è un'esperienza fantastica, può sembrare pesante tutto quanto, però quando lo fai con il cuore alla fine non risulta affatto pesante, ma bellissimo. Queste sono le cose. Queste tagliarine asciugate le abbiamo assaporate, però non è che sono così, sono state preparate per caso. Ci sono dei cuochi davvero di esperienza. Ecco, abbiamo i due capocuochi, chiamiamoli così, per esperienza. Lei da quanti anni? 42 anni. Quindi ogni anno da 42 anni? Sì, sto sempre qui. Ho cambiato tante generazioni di, per 42 anni.
e lui è sempre qui, sempre questa qui. È la cosa più bella. Poi abbiamo un aiutante, l'altro cuoco che è più giovane. Salve a tutti, sono Carmelo, sono il cuoco della Madonna della Stella, sono quasi 15 anni che faccio parte di questo comitato. Cosa dire, fare il cuoco per questa festa è una cosa spettacolare, è una cosa meravigliosa. Ringrazio il comitato, le presidenti per far parte di questo comitato, e preparare tutte queste quantità, grandi quantità, per tutta la popolazione è una cosa che ti nasce nel cuore, è un'esperienza unica. Perché dalla mattina si viene qua in campagna, si prepara le verdure, la cipolla, il peperoncino, il pomodoro fresco, per far sì che questo sugo viene saporito e meraviglioso, per condire questa tagliarina, per distribuirla a tutta la popolazione di Palagiano. Tra un po' ci sarà l'assalto, perché una volta preparato tutto, a quel punto ci sarà immediatamente l'assalto sui cavi. Abbiamo l'aiutante cuoco, perché abbiamo detto le tradizioni si tramandano, ma anche l'arte culinaria, no? Il saper cucinare. Come ti chiami? Rocco. Quanti anni? 34. E sono con loro da 7 anni, ma sono ancora un apprendista, ancora tanto da imparare. Stai acquisendo esperienza. Sì. Mi tramandano quelle che sono le tradizioni e tra l'altro anche quelle che sono, se così li vogliamo definire, i trucchi del mestiere. Che però non svegliamo. No, perché loro non li dicono, soltanto si tramandano da cuoco in cuoco, apprendista in apprendista. Quindi siamo qua, a me fa piacere, io sto con la 7 anni e quindi è veramente un piacere. È un ringraziamento a Maria, che è il nostro presidente del comitato, e veramente che si impegna insieme a tutti i ragazzi che ci danno una mano. E avendo un tecnico, dobbiamo anche cuoco sapere, conoscere le quantità, penso cifre astronomiche di quantità di prodotti. All'incirca, per soddisfare tutta la popolazione di Palagiano, all'incirca abbiamo bisogno di 14 quintali di tagliarina e all'incirca più o meno un 8-9 quintali di sugo piccante, che adesso tutti i palagianesi assaggeranno assaldando i nostri carri con i trattori e con la pasta cotta da noi, con il sugo piccantissimo. C'è la delegata che vuole, è sempre precisa, vuole puntualizzare qualcosina. Dalle 11 stamattina, 11 e mezza, è partita una macchina da qui con dei volontari facendo parte sempre del comitato a distribuire la pasta alle bancarelle, di cui loro questo giorno se no non mangiano, si mangiano panini, invece gliela facciamo degustare anche a loro. E qualche disabile ammalato proprio, che non ha più nessuno, figli, nipoti, i nostri ragazzi gliela fanno di nuovo assaggiare, non gli fanno mancare la tradizione della tagliarina della Madonna della Stella. Ringraziamento particolare, innanzitutto lo vorrei fare alla giunta comunale per come si presta, ci aiuta e ci dà una mano, per come può, e tutti gli sponsor ufficiali che contribuiscono e ci aiutano a poter fare sta festa. Viva la Madonna della Stella! Viva!
Salvatore Puliveno, consigliere comunale di Palagiano, una tradizione che si rivive ogni anno con uno spirito nuovo, con uno spirito sempre più forte, con un maggiore senso di appartenenza alle tradizioni agricole e non solo palagianesi. Sì, appunto, hai detto bene Luigi, tradizioni non solo agricole, anche religiose, ma insomma in questa festa c'è tutto quello che la popolazione, la comunità di Palagiano esprime. Ecco, io ci vengo ogni anno a piedi o in bici, prevalentemente a piedi. L'invito che vorrei estendere a tutti i miei concittadini è quello di partecipare di più a questa festa, e partecipandola anche con un occhio alla sostenibilità. Ecco, veniamo al santuario in bici, veniamo al santuario con veicoli non a motore, veniamo a piedi, perché è bello anche rivivere questa tradizione, che è anche quella di tanti giovani che, finita la scuola, si recano al santuario a piedi. Le tradizioni sono belle e viverle in toto è ancora più bello. Oltretutto abbiamo un clima estivo, siamo baciati dal sole, dalla natura, e quindi, come dire, viviamo secondo natura una bella passeggiata all'aria fresca, immersi nelle tradizioni, ripeto, agricole, religiose, al folklore proprio palagianese. Sì, devo dire il vero, la Madonna della Stella, ecco, il secondo sabato di ottobre ci riserva sempre delle belle giornate. Io ricordo siamo protetti. Sì, è come essere protetti appunto dalla Madonna. Io ricordo pochissime, ma un 2-3 durante la mia breve vita, diciamo. Vabbè, sono oltre i 50 anni, quindi ricordo solo un 2-3 giornate di sabato piovose, però ecco, nulla di che. Ci ha sempre riservato il secondo sabato di ottobre una bella, bellissima giornata da vivere, ripeto, e spero a piedi il prossimo anno, o in bici, o con i pattini, i monopattini, vedete un po'. Serra, consigliere comunale di Palagiano, questa è una festa che unisce, non esiste maggioranza, non esiste opposizione in questa circostanza, si festeggia, c'è un solo vincitore, Palagiano, con la sua storia, con le sue tradizioni, con la sua cultura. Beh sì, sicuramente devo dire che questa è una festa che unisce tutti i palagianesi nella tradizione, venendo, commentavo con alcuni amici che scendono apposta dal nord, di come sia bello vedere le famiglie, i genitori, i papà, le mamme, i bambini che vengono a piedi, quindi è una tradizione che ha tenuto nel tempo, questo è davvero bello, diciamo, in un mondo che un po' tante tradizioni le va abbandonando. C'è questa cultura del rispetto, ripeto, delle radici, che sono una cosa importantissima. Se non ripartiamo dalle radici, anche il fatto che ci siano i media a dare voce, a dare risonanza a questa questo programma che stiamo realizzando, oltre che sul digitale terrestre, ma su Sky, e quindi la risonanza che ha Sky è Italia, Europa, paesi arabi e Nord Africa, di tutto di più. Infatti è una cosa assolutamente positiva, perché diciamo il mantenere, il perpetrare queste tradizioni fa parte non solo della nostra storia, ma credo del nostro futuro, anche esso fa. Patrizia Rollo, assessore alla cultura del comune di Palagiano, beh, la festa della Madonna della Stella è cultura, perché quando parliamo di tradizioni vuol dire cultura, vuol dire la storia di un popolo con tutti i suoi addentellati storici e religiosi. Certamente, è sicuramente la festa più rappresentativa del nostro paese, della nostra realtà sociale, della nostra realtà economica. È una festa di ringraziamento per la quale finalmente i cittadini palagianesi possono ringraziare la Madonna, sicuramente la divinità, ma anche il loro lavoro per quello che hanno compiuto durante tutto un anno. Ed è una festa molto molto sentita, direi al pari della festa di San Rocco. È una festa che più di molte altre identifica i cittadini palagianesi, identifica le donne di Palagiano, che sentono questa festa con una devozione davvero esclusiva, davvero unica.